Merita Business Podcast, puntata numero 42. Allora, c'è questa situazione insomma, simpatica in cui mi trovo spesso quando faccio corsi di formazione alle imprese, magari nell'aula ci sono sia imprese che lavorano verso il consumer, altre che lavorano B2B, e chi lavora nel B2B a volte mi dice: vabbè, ma io come faccio a descrivere il profilo del mio cliente? Cioè, io lavoro con un'azienda. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca e mantenerlo nel tempo? Allora hai bisogno di un SEO audit. Un SEO audit è la prima attività da fare per chi vuole continuare a far crescere il proprio business grazie al web. Vai su merita.biz/SEO audit per iniziare a migliorare già da oggi. Eccoci qua, io sono Giorgio Minguzzi e oggi sono particolarmente felice perché affronteremo un nodo importante per chi vuole promuovere i propri prodotti o servizi. Analizzeremo le differenze fra le attività di digital marketing in ambito B2B e le confronteremo con quelle in ambito B2C, cioè business to consumer. Ma prima di passare all'ospite di oggi, mi preme dirvi che per chi volesse contattarmi c'è sempre a disposizione l'indirizzo podcast@merita.biz. Ripeto, podcast@merita.biz. Se però avete voglia di registrare la vostra domanda e ricevere la risposta direttamente all'interno di un episodio del podcast, potete visitare merita.biz/ask. Ripeto, merita.biz/ASK. Lì troverete tutti i dettagli. Porre una domanda ovviamente non costa nulla e cercherò di rispondere a tutti fino a che i numeri saranno ovviamente gestibili. Bene, avete una nuova pagina da visitare sul sito merita.biz/ask. Ma passiamo piuttosto alla puntata di oggi, che ha un tema davvero caldo e interessante. A guidarci fra le differenze delle attività di digital marketing nel B2B e nel B2C sarà Miriam Bertoli. Per chi non conoscesse Miriam Bertoli, Miriam è docente e consulente di marketing dal 2000. Ha pubblicato Web Marketing per le PMI, un manuale dedicato proprio alle piccole e medie imprese italiane. Miriam inoltre tiene seminari e corsi di formazione ed è docente della IULM di Milano. Recentemente ha anche lanciato un nuovo progetto dal titolo Scuola D, di cui poi ci parlerà all'interno del podcast. Miriam, benvenuta su Merita. Ciao, buongiorno Giorgio e ciao a tutti. Ciao, grazie di essere venuta a trovarci. Oggi parliamo di digital marketing e iniziamo con una provocazione. Esiste davvero il digital marketing? Allora, cominciamo a spacchettare un po' queste etichette, no? Perché c'è un marketing sicuramente che utilizza strumenti che sono digitali. Però... per le persone, che cosa vuol dire digital marketing? Nel senso che io, ma insomma, possiamo portarci un esempio che è il nostro comportamento. Posso scegliere di acquistare un certo prodotto, un certo telefonino, perché? Perché vedo prima una fissione, poi vado online e prendo le prime informazioni, poi vedo una DV nell'app su Facebook dal mio smartphone, poi ne parlo con gli amici, poi vado in un punto vendita. Poi mi fanno il remarketing, per cui lo vedo dappertutto. Esatto. Poi decido di andare in un punto vendita a fare quello che si chiama showrooming e comincio a vedere, lo provo. Insomma, che cosa vuol dire digitale? C'è una cosa che si chiama marketing, ancora, poi vedremo come lo chiameremo fra qualche anno, che ha più strumenti diversi. A che cosa ci serve ancora questa etichetta? Perché secondo me va mantenuta? Per mettere bene l'attenzione sul fatto che grazie a strumenti digitali il comportamento delle persone è cambiato e quindi bisogna metterci riflettori e capire che come utilizzare gli strumenti digitali in un buon marketing, non certo perché ci interessa avere un ufficio separato che si occupa solo di digitale e che parla poco con chi si occupa di marketing come si faceva prima, ma perché c'è qualcosa che sta cambiando, che è cambiato e siamo solo all'inizio e che quindi va integrato in un modo di fare marketing più complessivo. Sì, questo è molto vero.
sicuramente siamo in fase di cambiamento, c'è da dire che ancora non ci siamo abituati a tutto quello che è già cambiato, che sappiamo già che cambierà ancora. Una delle cose che stanno secondo me cambiando è un po' la definizione tra il confine che c'è tra B2B e B2C, così entriamo un pochino nell'ambito della nostra puntata. Sono veramente mondi così diversi, cioè chi fa B2C fa un altro lavoro, un altro mestiere rispetto a chi fa B2B? Beh, allora c'è una massima di Seth Godin, del nostro amato Seth, che è del 2005, c'è un post molto bello in cui mette insieme un elenco di cose che un buon marketing manager deve sapere. Ed una di queste, lui che cosa dice? Che il B2B alla fine non è altro che vendere a qualcuno che ha alle spalle un'azienda che pagherà per i suoi acquisti. Insomma, come a dire che tra B2B, quindi business to business e business to consumer, non c'è così tanta differenza nel fare marketing. In verità, dal mio punto di vista, ci sono dei comportamenti, delle best practice, delle situazioni, delle condizioni, delle piattaforme che sono più adatte quando come impresa mi rivolgo alle persone che stanno dentro un'altra impresa, piuttosto che quando mi rivolgo a un consumatore finale. Quindi ci sono mondi, diciamo, molto simili da tanti punti di vista, e da altri però ci sono delle differenze, delle cose di cui devo tener conto come marketer in generale, ma anche per il focus sulla parte digitale in particolare. Quindi non sono due cose che totalmente avulse, totalmente diverse, ci sono diverse sovrapposizioni, però è giusto concentrarsi sulle differenze. E questo è particolarmente vero, per esempio, per imprese che lavorano sia B2B che B2C. Io, per esempio, ho un cliente che lavora sia, diciamo, con altre imprese, ma vende anche al cliente finale, ed effettivamente ci sono dei passaggi, delle attenzioni, delle differenze nelle strategie di marketing da mettere in pratica anche online. Ok, mi sembra che, diciamo, che la differenza poi fondamentale resta sui percorsi d'acquisto, cioè i clienti del B2B e del B2C hanno dei comportamenti, o comunque quello che si può chiamare customer journey, differenti. Ne vogliamo parlare un attimo, così approfondiamo anche questo aspetto? Sì, certo. Allora, parlando di percorsi d'acquisto, no? Quindi da ciò che succede nel momento in cui mi rendo conto di avere necessità di un nuovo macchinario oppure di un nuovo paio di scarpe, e quando acquisto e poi tutto il post acquisto. Anche qua diamo, diciamo, una definizione che non è sempre così netta, però tendenzialmente nel B2B i percorsi di acquisto sono più lunghi, nel senso che durano di più nei mesi. Chiaro, poi c'è sempre chi alza la mano e dice ma il consumer che deve comprare una casa, ok, andiamo sempre per, diciamo, macro, ok. Sì, c'è un'auto, una casa, magari sono quegli acquisti che hanno investimento molto alto, rischio alto. Questa situazione è piuttosto comune nel B2B, nel senso chi deve comprare un macchinario che poi rimarrà in produzione per 20 anni, spesso sono gli investimenti più consistenti, quindi alto rischio, un lungo percorso di informazione e di scelta, di decisione. Questa è una differenza molto consistente. E anche uno dei motivi per cui molto spesso verso il consumer vale la forza del brand, ok? Quindi farò investimenti di marketing che vanno molto di più verso il compro Nike perché è Nike, compro Burberry perché mi piace il mondo che mi hanno fatto intendere dietro a quel profumo, dietro a quella linea di abbigliamento. Non che nel B2B il brand non conti, certo, però se devo comprare il famoso macchinario qui sopra, andrò nel dettaglio tecnico, andrò a capirne le caratteristiche, andrò a capire che tipo di personalizzazione posso avere per poterlo utilizzare nel mio stabilimento e così via. Quindi c'è una maggiore attenzione sul, diciamo, raccogliere e avere informazioni sulle caratteristiche, appunto, più tecniche, mentre lato consumer spesso prevalgono valori che sono molto più connessi all'immaginario e al mondo che il brand riesce ad attivare verso il consumer.
Sì, di fatto quando vado in un centro commerciale vedo una camicia che mi piace, magari la compro subito senza andare a fare una ricerca online per, che mi garantisce, non so, dove è stata prodotta, eccetera. La compro, punto e basta. Se devo comprare un macchinario, chiaramente faccio molte più verifiche. Tra l'altro, nella mia esperienza, ho visto che vengono proprio fatte delle verifiche anche per tutto quello che riguarda il post vendita dell'azienda, sì. L'ambiente, sì. Le normative, cioè c'è un lavoro dietro molto grande, e in questo un po' si vede che è cambiato il modo di lavorare del cliente. Prima il commerciale arrivava fondamentalmente due pacche su una spalla, andavamo a mangiare, ti raccontavo delle barzellette. Oggi arriva il commerciale e il cliente è più informato di lui, ne sa più di lui, e quindi è difficile il suo ruolo. Ecco, come vedi cambiato o cambiare il lavoro del venditore in questo mondo? Sì, questo è un passaggio che spesso accomuna sia B2B che B2C, perché allo stesso modo vado nella catena di elettronica, arrivo e ho già studiato benissimo quali sono le caratteristiche di due diverse macchine fotografiche, per cui dal commesso che mi trovo davanti mi aspetto che sappia rispondere a quella domanda per la quale non ho trovato risposta sui forum, non ho trovato risposta nelle schede tecniche e così via. Nel B2B, dove il percorso appunto informativo che si può benissimo portare online nei processi è ancora più corposo, è chiaro che il lavoro del venditore cambia completamente, no? Ci sono alcune situazioni in cui sono coinvolta proprio con i clienti, e qual è la grande forza di riuscire ad inserire il digitale nei processi insomma quelli che portano all'acquisto, pre-vendita, è proprio quello di cambiare la modalità informativa di chi sta dall'altra parte. Quindi spesso la frizione tra marketing e vendita, quindi tra insomma, ufficio marketing e venditori, deriva proprio dal fatto che uno, sono portati a collaborare sempre di più, perché è cambiato il comportamento delle persone, e quindi si informano prima perché hanno accesso alle informazioni, e due, il venditore ha un lavoro che alcuni venditori definiscono appunto meno divertente, perché si tratta di andare su aspetti che sono molto 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 concreti, o dare quello che online ancora per molti settori non si riesce a dare, cioè l'esperienza, quindi la prova, il test di prodotto, la visita allo stabilimento di produzione per far vedere perché il nostro macchinario sarà il più performante, quindi per far vedere che tipo di attenzione viene data alla qualità e così via. Quindi cambia da un certo punto di vista, cambia il lavoro del venditore, sappiamo bene, insomma, che l'essere umano non è esattamente programmato per il cambiamento, anzi spesso più l'organizzazione è complessa, più questo è vero, è restio insomma a cambiare strade che ha percorso e che, accidenti, hanno funzionato, ma abbiamo sempre fatto così e funzionava, perché adesso dobbiamo cambiare? E la risposta principale è: dobbiamo cambiare, altrimenti cambierà qualcuno prima, perché nelle nostre abitudini sappiamo che possiamo andare online e cominciare a trovare una serie di informazioni, e insomma abbiamo più potere da questo punto di vista. Bene Miriam, ci fermiamo un attimo per dare spazio allo sponsor. Un SEO audit ti permette di avere uno strumento chiaro con cui valutare e programmare quale attività intraprendere per migliorare il tuo business online attraverso l'ottimizzazione sui motori di ricerca. Se vuoi costruire la crescita della tua presenza online su basi solide, valutare in maniera imparziale il lavoro fatto finora e far partire azioni di marketing online davvero efficaci, capaci finalmente di portare i risultati che hai sempre desiderato, allora quello che serve al tuo sito è un SEO audit. Un SEO audit ti permette di conoscere come migliorare velocemente e mantenere nel tempo i risultati già raggiunti. Vuoi saperne di più? Visita merita.biz/SEO audit per migliorare le tue performance già da oggi. Ok, hai ragione, ma le aziende sono ancora ferme a distinguere il B2B dal B2C con: io vendo le aziende, io vendo le persone, quindi ormai il modello è completamente diverso. Stiamo ancora dormendo o no?
Allora, c'è questa situazione, insomma, simpatica in cui mi trovo spesso quando faccio corsi di formazione alle imprese, magari nell'aula ci sono sia imprese che lavorano verso il consumer, altre che lavorano B2B, e chi lavora nel B2B a volte mi dice: vabbè, ma io come faccio a descrivere il profilo del mio cliente? Cioè, io lavoro con un'azienda. Attenzione, perché dentro l'azienda scelgono comunque delle persone. Certo. Il focus è a maggior ragione sul digitale, dove abbiamo un'estrema personalizzazione dei comportamenti. Quindi devo avere ben chiare chi sono le persone a cui mi rivolgo. Qui emerge un'altra delle differenze. Sai quando lo capiscono? Quando non li pagano, che dopo c'è, cioè, il direttore è in ferie, il direttore è assente, il direttore purtroppo è in trasferta, il direttore è impegnato in riunioni, il direttore è sempre, ecco, lì sono persone, giusto? Lì emergono, sì dai, lì emergono, diciamo, in maniera così decisa, nomi e cognomi, in verità emergono anche prima, infatti quando poi li faccio riflettere, ma chi è che decide? Non decide mica l'azienda, giusto? Decide una persona con un nome, un cognome e un ruolo. Questa è un'altra delle differenze tra B2B e B2C. Spesso nel B2B la catena decisionale è composta da diversi interlocutori, perché posso avere l'amatissimo ufficio acquisti, quindi una persona nell'ufficio acquisti, l'IT in alcuni casi, il responsabile marketing. Non so, pensiamo a chi vende software per la gestione di risorse umane, mica dovrà vendere solo alle risorse umane. No, ce ne sono diversi attori coinvolti, esatto, ma anche, esatto, se vendi macchinari. Sì, certo, quindi e più c'è complessità nella struttura aziendale e anche nel, diciamo, nell'impatto poi nell'organizzazione, che è quello che andiamo a vendere, comporta, e più ci saranno interlocutori diversi coinvolti, e il nostro marketing ne deve tenere conto. Perché? Perché vuol dire che dovrò dare al responsabile IT una serie di punti di contatto con una serie di argomenti per convincerlo che la mia soluzione è sicura e solida e così via. L'amministratore delegato avrà punti di interesse completamente diversi. E questo a volte c'è una mancanza che individuo in alcune imprese, che pensano: ok, se vendo un software che si occupa di gestione di risorse umane, va bene, il mio marketing sarà tutto indirizzato a parlare con chi si occupa di risorse umane, salvo poi scoprire che nel percorso ci sono almeno altri due interlocutori che vorranno entrare nel merito. Verissimo, come il CRM, tutti fanno marketing sull'IT, che poi è parzialmente coinvolto. Esatto, diciamo che di solito è coinvolto quando c'è da dire no, non si può fare, però esatto. Insomma, non è l'unico, più le aziende sono lungimiranti e più non sarà l'IT centro di interesse per un buon CRM. Quindi questa è una prima differenza. Un altro elemento che emerge poi sempre di più è che, visto appunto che nel B2B spesso i percorsi di acquisto e customer journey sono lunghi, c'è necessità di avere molte informazioni prima di decidere, perché la decisione comporta un alto rischio, c'è un elemento fantastico che è la mail, che spesso viene usato poco. Certo, allora, l'email marketing funziona anche nel B2C, pensiamo a quello che si riesce a fare con gli e-commerce. No, ma brutalmente basta vedere che c'è ancora lo spam, vuol dire che funziona, perché se non funzionasse... Funziona, infatti la cara buona vecchia mail. Ma qui nel B2B abbiamo persone che sono in modalità lavorativa, quindi la mail la leggono. So, come dire, il consumer potrei, a seconda delle fasce d'età, trovarlo o non trovarlo. Perché potrei trovarlo, dico, via mail. Potrebbe non avere un indirizzo mail, un ragazzino che si compra lo zainetto Eastpak non ha molto probabilmente un indirizzo mail, se non per buttarci dentro le form di iscrizione quando ce l'ha, perché non è ce l'ha, perché adesso si deve iscrivere a Pokémon con l'account, esatto, Gmail, ma là che... ce l'ha là, ma non lo legge. No, è lì, è un repository di accessi e notifiche. Chi lavora in contesto professionale invece la mail la utilizza, e come? Quindi io vedo tantissimi progetti in cui la mail, quindi l'email marketing e il contatto via mail automatizzato è la chiave poi del successo di tante strategie. Perché? Perché permette di trovare le persone dentro le imprese con uno strumento che utilizzano
con un occhio professionale, quindi sono nella modalità di interesse verso quel tipo sono di informazioni. Sono recettivi, assolutamente sì. Chiaro, con tutte le buone pratiche dell'email, per cui deve essere rilevante, deve arrivare al momento giusto, insomma qua si aprirebbe... Sì, non ne riceviamo ormai troppe, per cui alla fine... Non è che le riceviamo troppe, per cui alla fine questo metodo prima o poi l'email verrà sostituita con altre cose, tipo messaggistica, WhatsApp o altre cose di questo tipo? Sì. Allora, ne riceviamo troppe, infatti il tema è riuscire ad emergere in queste troppe, e riuscire a rimanere rilevanti in queste troppe. Io però, quindi, e parte delle comunicazioni già stanno andando verso altri sistemi di messaggistica, poi insomma, quelli di gestione dei progetti che viaggiano su piattaforme tipo Slack o Basecamp, o comunque non passano necessariamente da una mail come si faceva in modo esclusivo fino a qualche anno fa. Ma i sistemi che vedo emergere, per esempio le chat, tendenzialmente creano ancora più caos. E quindi io credo che si andrà a spacchettare un po' gli utilizzi e rimarrà una porzione di utilizzo che sarà interessante via mail. No, vero. Restiamo a parlare un attimo di strumenti. Ci sono strumenti validi per il B2C e strumenti validi per il B2B? Cioè, sono ancora validi luoghi comuni del tipo Facebook per il B2C, LinkedIn per il B2B, oppure in questo mondo liquido vale tutto, quindi un po' come... Sì, allora, ci sono delle predisposizioni, mettiamola così. È chiaro che se devo vendere appunto lo zainetto di qui sopra, difficilmente troverò su LinkedIn clienti, per cui ci sono delle cose che queste piattaforme ancora sanno fare meglio. LinkedIn in maniera dichiarata nasce per le relazioni professionali, quindi diciamo che lì la sua vocazione B2B è piuttosto spiccata, anche se faccio l'esempio dei promotori finanziari, sappiamo insomma perché prima o poi tutti siamo oggetto di contatti commerciali più o meno graditi, usano LinkedIn per arrivare a quello che per loro è un consumer. È verissimo. Diciamo che c'è una predisposizione di LinkedIn per funzionare meglio per i B2B. Su quanto invece piattaforme dove ci sono dentro milioni di persone, come Facebook, mi dico milioni per, insomma, per una potenziale impresa che lavora con clienti italiani, e allora che differenza c'è? Quanto sono in modalità privato, quanto sono in modalità professionista quando sono su Facebook? È molto sottile il confine, quindi faccio fatica a dire che in un progetto Facebook si coinvolge solo se... No, questo è verissimo, è vero quello che dici. Se è un prodotto che la persona utilizzerà non come professionista, quindi non nella sua sfera lavorativa, ma solo nella sua sfera privata. Non è così. E con il retargeting, quindi con la possibilità di andare a intercettare chi ha già visto per esempio la pagina del sito in cui viene promosso quell'impianto, posso andare a quel punto lì. È chiaro che mi devo inventare a livello di campagna qualcosa di più interessante della foto dell'impianto, ok? Perché se sono in modalità vedo le foto delle vacanze dei miei amici e spunta l'impianto, insomma capiamo bene che il livello di attenzione non può essere massimo, però qualcosa che è collegato a... Certo, adesso vedi le ONG che fanno advertising persino per le donazioni per il terremoto su chi è fan dell'associazione concorrente, ecco, quindi sì, non è, cioè, si picchia giù duro in qualsiasi modo. Assolutamente sì, ma ho anche gli stessi, adesso, ognuno un po' c'è l'advertising che si merita, no? Io su Facebook cosa vedo come advertising? Vedo l'advertising del software X per l'analytics, della nuova soluzione di Google per le imprese, del pixel di Facebook, dico ognuno c'è l'advertising che si merita, ma quelli lì, cioè per loro quello è un B2B, che non sono... diciamo il privato che va a comprare oppure che va a utilizzare il motore di ricerca. È chiaro che ci vuole una grande attenzione sul tipo di
di messaggio, di creatività sull'obiettivo che vado a dare. Chiaro, in quel momento io sono disponibile ad informarmi, ad intrattenermi un po' di meno ad arrivare all'acquisto, cosa che invece per il consumer, grazie ai formati di retargeting, funziona sempre meglio. Mi spiego, la camera dell'hotel che ho visto, che avrei prenotato ma ci voglio pensare ancora, la seconda volta che me la ritrovo con lo sconto, clicco e l'acquisto. Certo. C'è da dire che tutte queste opportunità nuove di fare campagne, quindi tutta questa nuova offerta di soluzioni per fare advertising, generano una marea di dati. Ora, sicuramente questi dati farebbero bene a finire dentro un CRM per poter essere usati. E già qui c'è il primo problema, che tante aziende hanno un CRM che è solo una copia di un'agenda e diciamo non guardano assolutamente ai dati. Del resto sì, magari potessero essere aziende data driven, magari basterebbe anche solo data informed, no? Basterebbe anche solo che ci guardassero ogni tanto. Però la domanda è: di fronte a questa mole di dati, tu vedi che l'evoluzione sarà nell'avere una persona in più nel team che si occupa di analisi e basta, oppure vedi l'evoluzione di quello che ha curato le campagne, che faceva comunque un lavoro di un certo tipo, di marketing, comunicazione eccetera, che va a completare il suo skill set professionale con delle conoscenze nuove? Come vedi il futuro? Cioè, ci sarà spazio per una nuova figura professionale o c'è l'evoluzione di una di quelle attuali? Credo entrambe, come succede per tanta parte delle competenze, delle aree di competenza digitale. Mi spiego, ci sarà un esperto di marketing digitale in tutte le imprese o tutte le imprese avranno bisogno di più competenze digitali distribuite e di un esperto, espertissimo digitale? Io credo che quello che servirà sarà più la seconda, nel senso, sono così pervasivi questi cambiamenti che non sarà possibile avere successo se rimane tutto nella testa di uno o di un team, ok? Deve essere una conoscenza distribuita, quindi ci sarà, come c'è già nelle imprese a mio avviso più lungimiranti, una contaminazione, quindi delle competenze di base digitali più in generale e verso la lettura e l'interpretazione dei dati in tutti. Certo. Tutte le persone che sono coinvolte nel cambiamento, e poi ci sarà qualcuno che è il drago, dico io, dell'analisi e interpretazione dei dati. Quindi in questo momento appunto lo statistico della situazione che sa far parlare i dati, quindi non siamo lo statistico puro, per cui poi arrivano questi report che al marketing non dicono nulla, ma qualcuno che sa far parlare, sa mettere insieme più fonti di dati e sa farli, diciamo, portare fuori una reportistica che sia effettivamente utile. Sì, che serve a prendere decisioni di business, perché se rimaniamo a se va su siamo contenti, se va giù piangi, non lo so, ci perdiamo tutta una serie di cose che invece possiamo imparare. Esatto, allo stesso modo chi fa le campagne deve poter entrare di più nel merito, quindi dovrà a sua volta sviluppare una conoscenza che è almeno sul primo livello di interpretazione, per cui se va su guarda che bravo che sono stato, se va giù piango, però fammi vedere perché è andato su, perché è andato giù, fammi fare una segmentazione per area geografica, che ne so, fammi fare una segmentazione per lifetime value di quel cliente lì che ha ricomprato invece di quest'altro che non ha ricomprato, che cosa scopro? Quindi è tutte e due, secondo me, quello che senz'altro succede e succederà è che ci sarà più bisogno all'interno delle imprese di persone che sanno lavorare con fonti di dati e che sanno portare fuori dati. Perché? Perché abbiamo la fortuna di avere sempre più dati a disposizione ed è una fortuna nel momento in cui li sappiamo utilizzare, altrimenti è inutile oppure è semplicemente un casino, perché poi entri nel paradosso della scelta, non sai più cosa scegliere perché hai mille informazioni che
contemporaneamente si riversano sul desktop, no? Sulla scrivania. Sì, sì, oggi veramente tutti fanno marketing, anche quello che fa after sales service nel settore meccanico è una funzione attiva del marketing aziendale, per cui da lì in poi tutti veramente generano dati e generano un'opportunità di analisi di dati. In tutto questo grande cambiamento, sicuramente c'è una figura che bisogna capire che effetti ne subisce, che è quella del freelance. Cioè, c'è ancora spazio per il freelance in questo tipo di mercato così competitivo e così specialistico? Assolutamente sì. Beh, allora meno male. Potrei dirti di no nel momento in cui io sono freelance da 5 anni, dopo 10 anni in azienda, per cui insomma sarei un po'... forse mio per se dicessi che spazio per il freelance ce ne sarà sempre di meno. No, scherzo. Intanto c'è un mercato. Infatti, ho qui il mio curriculum, se volete. Giusto appunto. E sono gli F24 di agosto, lo so. Lo so. Quelli fanno piangere, però devo dire la verità che secondo me la situazione diventa più complessa per le agenzie che non per i freelance, mio personale punto di vista. Sì, adesso scherzi a parte, c'è un mercato che è quello americano, dove sappiamo molte tendenze nel mondo del lavoro non solo si vedono in anticipo, fatte le dovute distinzioni, però ci dice insomma che il numero dei freelance che la modalità di lavoro freelance è in crescita per tutta una serie di motivi, insomma, sociali, di così, cambiamento dello scenario macroeconomico. E nella parte digitale io ci vedo, oltre appunto al fatto che le imprese spesso non si possono permettere di avere persone assunte a tempo indeterminato, perché loro stessi non sanno a tempo indeterminato quale sarà lo scenario di mercato e potranno continuare ad avere Verissimo. La stessa quantità di costi del personale. Quindi non è sempre sono cattivi e ci vogliono precari, a volte è che questa precarietà coinvolge tutti, comprese le imprese. E, insomma, i dati di questi anni ce lo dicono in maniera abbastanza incontrovertibile. C'è un altro tema che riguarda come funziona il digitale. Il digitale ha tante competenze che sono sempre di più specialistiche e sempre di più verticali, quindi ci sono due movimenti che vanno in maniera parallela e si incontrano. Uno è quello dell'estrema specializzazione, quindi devi essere social media manager, sì, ma mi devi anche saper in maniera fantastica gestire le campagne di advertising su Facebook, che è diverso che essere genericamente social media manager. E dall'altro c'è, a mio avviso, la necessità di avere una visione complessiva. Quindi davanti a questo rivolo di specializzazioni ci vuole qualcuno che tenga insieme il quadro e decida quali sono le specializzazioni che vanno coinvolte, quali sono gli strumenti che funzionano meglio, quali sono le strategie. E questo doppio binario fa sì che da un lato... le imprese facciano fatica a strutturarsi per tutto quello che serve con persone all'interno, e anche le agenzie stesse. Certo. Perché? Perché altrimenti dovrebbero avere delle strutture infinite, costose, pesantissime. Sì, poi c'è un problema di conoscenza, cioè nel momento in cui devi produrre dei contenuti, devi vivere quell'azienda, perché è difficile produrre contenuti, cioè lo puoi fare se vivi in un mondo generico, diciamo di uno strumento di comune uso, sì, ma quando, sì, ma quando parli di macchinari per fare il vino, ne devi sapere, e l'investimento per saperne è grosso, non è semplice, non è piccolo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo fa sì che ci sia necessità della flessibilità in termini di disponibilità, di quantità di tempo messo a disposizione dello stesso progetto, che ci sia necessità di essere sempre sul pezzo. Sto dicendo che chi lavora in azienda non è sempre sul pezzo, diciamo che il freelance non è sul pezzo, esce dal mercato, okay? Perché man mano diventerà poco utile ai clienti. Sì, poco interessante, sicuro. Poco interessante, sì, non porta risultati, per cui insomma l'anno dopo l'azienda dice vabbè, però... che mi ha detto cose che non sapevo, ma no, allora non mi serve. Quindi c'è una naturale necessità di essere sempre alti con la qualità, perché altrimenti non si rimane sul mercato. La flessibilità, la capacità di essere flessibili anche dal punto di vista, cioè di riuscire a cambiare
anche approccio da un cliente all'altro, tutti buoni motivi per cui dal mio punto di vista, anzi sempre di più, avremo necessità di persone che sono freelance e anche di dipendenti. Io appunto arrivo da fino al 2011 ero dipendente, però la mentalità del freelance mi sono resa conto di averla sempre avuta, no? Quindi l'intraprendenza e la capacità di reinventarsi, quindi non fermarsi a quello che è il primo ruolo per cui uno arriva e vabbè, questo è quello che faccio, farò nei prossimi X anni. E non funziona più così, e nel digitale ancora meno, cioè non, c'è un tasso di cambiamento, un'evoluzione così veloce che singoli, quindi singoli professionisti piuttosto che agenzie che, o uffici digitali dentro le imprese che ragionano con questo, con quest'ottica, sono fuori non in 10 anni, sono fuori in 2 anni, se non prima. Sì, questo è verissimo, perché la tua competitività finisce nel momento in cui smetti di guardarti attorno. Esatto. E chi si siede in questo mondo qui che va avanti lo stesso anche senza di te è perduto veramente. Però un freelance dove impara ad essere freelance, cioè nel senso dove può il freelance essere un pochino meno solo? Sì, allora qui arriviamo a una cosa che succede fra poco, perché il 10 e 11 settembre a Marina Romea ci sarà la quinta edizione del Freelance Camp. Abbiamo cominciato 5 anni fa con Alessandra Farabego e Gianluca Diegoli. Perché? Perché da freelance ci siamo detti: come facciamo ad essere un po' meno solitari? Nel senso che parlando, quello che usciva era che spesso avevamo domande comuni, vivevamo situazioni comuni. E insomma, abbiamo fatto partire questo Barcamp che appunto quest'anno 2016 arriva alla quinta edizione. Che tra l'altro fa sold out nel giro di 2 nanosecondi ormai. Esatto, ormai è sold out il giorno stesso in cui lo rendiamo pubblico. Da qualche anno ormai abbiamo la possibilità di farlo vivere anche a distanza grazie allo streaming, quindi chi dovesse essere diciamo rimasto fuori perché non ha trovato in tempo i biglietti o lo scopra con questo podcast sa comunque che andando su freelancecamp.net troverà poi le istruzioni per seguire live gli interventi del Freelance Camp. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che ci sono tante persone che sono freelance per scelta, ci sono tanti nuovi freelance, quindi di solito che cosa succede? Che cioè, insomma, sono 2 giorni di networking meraviglioso, perché sono nate anche tante collaborazioni professionali, sono nate tante amicizie, in modo si torna a casa con se ne sa di più su come fare un preventivo, su come negoziare, su come gestire lavoro con altri colleghi. Quindi c'è una parte che è di networking, di divertimento, perché si fa su un bar, su una spiaggia, quindi la parola free ce la teniamo ben stretta. E poi c'è una parte che è proprio di contenuto, no? È una cosa su cui negli anni siamo andati sempre di più a porre attenzione, perché ci piace l'idea che si possa imparare ad essere freelance. Nessuno nasce imparato, come diceva quello, e in particolare il freelance è una bestia che deve saper fare tante cose. No, questo è giustissimo. Io ho cambiato diversi aspetti della mia vita durante i Freelance Camp, perché all'inizio venivo come rappresentante del mondo delle aziende, mi ricordo come quello che lo stipendio ce l'aveva fisso, esatto, ce l'aveva fisso e che i freelance li assumeva, adesso sono freelance anch'io. C'è da dire che questo appuntamento ha pesato tanto nella mia scelta di vita professionale, perché comunque non mi sono sentito mai solo nel farlo, cioè una cosa che ho notato è che il freelance da solo è poco interessante per le aziende, perché in realtà non ha un network che gli condivide esperienze e competenze. Cioè io oggi devo fare un sito, io ho bisogno di un freelance che sviluppi la rete è fondamentale per il tuo lavoro, non per quello di un altro, e lì ho potuto veramente creare delle relazioni con persone che
Già solo per il fatto che muovono, non si può dire, muovono il sedere, si muovono, cioè si alzano dal divano e vengono fino a Marina di Ravenna da tutta Italia per parlare del loro lavoro con altri che fondamentalmente sono altri concorrenti, cioè se vuoi metterla così sono altri freelance che molte volte fanno il loro stesso lavoro, già qualifica tutta la, tutto il circo che ci ruota attorno come un appuntamento imperdibile per chi fa questo lavoro, ecco, quindi è sicuramente molto molto interessante. Alla fine nello show note poi mettiamo tutti i link, soprattutto per lo streaming online e per prenotarsi l'anno prossimo, sì, quando verrà il sold out, arriverà dopo 3 secondi e non più 5, esatto, come questa volta. Però per il resto, ecco, è un appuntamento veramente tra quelli che fisso in agenda da tanto tempo, nel senso che appena so le date le blindo, perché in realtà per chi fa questo lavoro è un po' come quella palestra che devi frequentare per forza, ecco, devi confrontarti con gli altri. Senti Miriam, visto che ci avviamo alla fine del tempo che abbiamo a disposizione e qui abbiamo sollevato migliaia di spunti per prossime puntate, nel frattempo i nostri ascoltatori dove ti trovano? Ok, allora, beh, io ho costruito tutto sul mio nome e cognome, quindi nel dubbio Miriam Bertoli su Google. Dopodiché, naturalmente ho un sito che è miriambertoli.com, dove scrivo su un blog da un sacco di anni, adesso ci scrivo un po' meno, però insomma se volete andarvi a vedere quello che faccio lo trovate su miriambertoli.com, c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter e dal sito si raggiunge anche un progetto nuovo che lancerò insomma a ore ormai, che è un progetto di corsi online che si chiama La Scuola D, e anche per questo basta dare un'occhiata attenta al menu sul mio sito e si raggiunge la sezione dedicata ai corsi di formazione online. E poi scrivetemi perché rispondo, non rispondo in tempo reale perché ho seguito il podcast su Digital Detox. No, grande. Luca Conti ha fatto scuola, però... anch'io qui ho il cellulare chiuso e le email sono alle 17, ragazzi. Ecco, sì, vabbè, c'è un, vabbè, no, potremmo andare avanti a parlare per ore. C'è un libro bellissimo su come funziona il cervello, dove viene provato con diverse ricerche che il cervello dell'essere umano non è fatto per il multitasking. Quindi o cambiamo cervello o facciamo bene una cosa per volta. Lo compro quel libro, così lo uso contro mia moglie. Ti mando il titolo così lo aggiungiamo alla fine. Beh, scherzi a parte, è fantastico anche per imparare come lavorare con le altre persone, perché insomma aiuta a decodificare dei comportamenti o delle situazioni che magari spesso non ci riusciamo a spiegare. E poi invece parte di un neurobiologo, quindi ha un approccio che parte proprio dal capire come siamo fatti più che come ragioniamo. Oh, molto interessante, molto interessante. Grazie Miriam di essere stata con noi. Penso che abbiamo aperto tantissimi spunti per prossime puntate. Grazie davvero. Grazie a te Giorgio, un abbraccio a tutti. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato delle differenze che si trovano nelle attività di digital marketing per il B2B e per il B2C. Grazie per essere stati con Miriam e con me, spero sia stato un episodio ricco di spunti utili per voi e per le vostre attività. Se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce, potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz/42, il numero della puntata di oggi. Tutti gli appunti e i link che ha citato Miriam durante lo show li trovate già lì ad aspettarvi. Se avete apprezzato il podcast o avete voglia di lasciare un feedback sulla trasmissione, beh, quale miglior metodo che lasciare una recensione su iTunes? Sapete già dalle puntate precedenti quanto per noi sono importanti. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ci vediamo o ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!